Conto alla rovescia per la quarta edizione di Rieti Cuore Piccante, la kermesse che vedrà la partecipazione di appassionati di tutto il mondo. Protagonista assoluto il peperoncino che in tutte le sue varianti renderà per 4 giorni il capoluogo sabino capitale mondiale dell'oro rosso. Ma Rieti Cuore Piccante non è solo un evento enogastronomico, la sua rilevanza si estende all'economia locale e al turismo della provincia, come spiega Walter Filippi della CGIL di Rieti. Bella iniziativa che richiama a Rieti molti turisti, ma anche molti esperti del settore, quindi questa cosa può portare lavoro, può portare investimenti verso la piana. Mi sembra che già è partito qualche iniziativa, diciamo, per quanto riguarda un incrocio di un peperoncino speciale coltivato proprio qua a Rieti, quindi questa è un'ottima iniziativa a cui la politica, le istituzioni, ma anche i lavoratori, insomma il sindacato, l'accogliamo con grande auspicio per il futuro, per investimenti, e che magari è uno degli strumenti che serve per rimettere in moto l'economia ed il lavoro in questo territorio che ne ha molto bisogno. Tante le iniziative messe in campo anche dall'Ascom Conf Commercio di Rieti, come dichiara lo stesso presidente Leonardo Tossi, grazie alla stretta collaborazione tra esercenti, strutture alberghiere e ristoranti reatini. Noi stiamo concentrandoci sull'organizzazione degli eventi per quanto riguarda la ristorazione e i bar. Quindi metteremo in campo dei menu a tema, delle situazioni che possono coinvolgere chi verrà in quei giorni all'interno del centro storico per trovare il massimo dell'accoglienza.